sulla destra. Poi mettete il braccio ad angolo retto, la destra, e cercate di farlo avanzare in avanti. Cosa sentite sulla spalla? Che si muove, che è in tensione, non è corretto. Ci siamo? Quindi lo fate indietreggiare, lo mantenete ad angolo retto e muovete solamente il polso. Sentirete che qui non si muove nulla. Sono stato abbastanza chiaro? Benissimo. Questo qua è un esercizio da fare. Poi, posture da evitare. Prego, Dina. Qui vi ho fatto una carrellata sempre nei materiali didattici che mi sono inventato con una pseudografica delle cose non corrette. Allora, la prima, girare sempre lo schienale verso il monitor. Guardate questo personaggio, è seduto in un certo modo, poi cerca di ruotare all'impossibile, perché non è realistico, la colonna vertebrale e tutte le spalle dall'altra parte. Quindi invece bisogna essere comodo. Se questo è il mio personal computer, io devo girare in modo comodo, non devo fare delle rotazioni a destra, a sinistra o indietro. Ci siamo? Tutt'al più, con la sedia e girevole mi vado a posizionare verso il volo, verso lo schermo, in modo corretto. Chiaro per tutti? Continuiamo. Vediamo una persona che non lavora, o meglio, non lavorare con il divieto con la schiena troppo rimarcata. Vi farò vedere tutto meglio l'ala con la precisione che la contraddistingue, come fa una colonna vertebrale. Perché tutto questo lavoro sulla colonna vertebrale viene proposto soprattutto con la consapevolezza della colonna vertebrale. Se uno non ha la consapevolezza della colonna vertebrale, lo prende semplicemente come un imperativo categorico, come un divieto, un allarme. Se invece capisce bene a modo tutti i tre o i quattro tratti della colonna vertebrale, lo riesce a gestire molto meglio. Quindi andremo a casa con la conoscenza della colonna vertebrale, senza togliere niente agli insegnanti che ve l'avranno fatto nell'apparato lo scorso segreto. Un altro è appoggiarsi sempre allo schienale. Vedete che questa signorina non si appoggia minimamente allo schienale. Quindi perde la guida, perde il contatto. E sembra molto bello avere un minimo di contatto con lo schienale. A lungo andare posso avere delle disfunzioni occlusive. Un occhio va a forzare in modo maggiore rispetto all'altro. L'altro ancora, il soggetto non è posizionato correttamente davanti al dito, ma è laterale. E se vedete nell'immagine, guardate il mouse col tappetino rosso, ha fatto l'operazione sbagliata, bravissima, che non è quella dell'angolo retto, ma bensì quella di portarsi avanti con la mano. Mouse in inglese, tradotto in italiano, vuol dire topo. Il topo è... L'hanno insegnato, magari l'avete imparato anche da soli, come funziona la nostra colonna vertebrale e da che cosa è formata. Qualcuno di voi lo sa già? Ma gli altri? Colonna vertebrale. Cos'è una vertebra? Una vertebra è un piccolo sicino, dove le lavorano di soltanto, sono l'altro e lo formare. Siamo già a cavallo, siamo già avanti. Allora, giustissimo. Una vertebra è un osso di forma più o meno tondeggiante, anche se ha delle irregolarità, perché non è proprio tondo tondo, ma ha delle spine. E oltre ad avere delle spine, ha anche un foro, ogni vertebra ha un foro, all'interno del quale scorre il canale limbico spinale, praticamente, che è la parte nervosa che poi controlla tutti i nostri movimenti. Noi nel nostro corpo abbiamo circa 33 vertebre, a volte possono essere anche 34, e l'incatenamento di tutte queste vertebre, una sotto l'altra, crea la cosiddetta colonna vertebrale. Qui la vedete come questa serpentina colorata, ed è colorata perché serve il colore a differenziare i vari tipi di vertebre, perché non tutte le vertebre sono uguali. Nella prima parte, le vertebre gialle, sono quelle cervicali. Adesso vorrei una modella, un esempio di... Sì, perché i capelli raccolti, ti chiedo di togliere un po' il... Così, molto meno comodo, permettono di fare molto meno
Le vertebre rosse sono quelle lombari, sono le più grosse che abbiamo nel nostro corpo, perché devono combinare sia la forza, devono essere molto resistenti perché reggono il peso del corpo, che il movimento. Questo tratto di schiena è uno di quelli che fa più male quando qualcuno ha problemi di schiena. Non so se tu hai il dolore proprio qui. Io ringrazio gli allievi, soprattutto per l'attenzione. Grazie. Ringrazio gli insegnanti, come tutti ci siamo accompagnati. Ringrazio anche il sottotitolo che avrei aiutato. Se serve sempre, appena noi chiediamo, prendiamo, facciamo sapere che cosa fa la cittadinanza. Poi anche in NATO, visto che sono presidente di un'associazione, di cui associo anche Roma, di cui associo anche Sindaco. Quindi è un'associazione che cerca di fare in modo che nessuno arrivi al dolore cronico, ma se per caso qualcuno ci arriva, ci sono delle leggi che pretendono che l'ospedale curi in un certo modo, che nel territorio ci siano dei